Sono molto felice di essere qui oggi anche perché mi sento parte di un gruppo unito dalla gente alla struttura interna dell'azienda, alla direzione, ci fa sentire a nostro agio e quindi questa situazione ci permette anche di lavorare bene con i prodotti che acquistiamo da loro e che utilizziamo tutti i giorni. Dal Trentino alla Sicilia, un filo blu ha unito l'Italia al Centro Affari e Convegni di Arezzo, oltre 300 gli addetti ai lavori fra costruttori e installatori di piscine che hanno partecipato al 5° meeting nazionale della Lapi Chimici. Noi veniamo da Mazara del Vallo, dalla sede di Mazara del Vallo, quindi siamo proprio dal punto più lontano dell'Italia. Siamo molto contenti di venire perché abbiamo visto quello che questo meeting ci vuole dare, che sono tutte queste nuove informazioni su queste normative europee. Il meeting era dedicato alla nuova normativa europea sulla disinfezione dell'acqua di piscina e su come mantenerla al meglio e renderla a tutti gli effetti potabile. E ci sono maggiori garanzie. L'acqua di piscina deve essere acqua potabile perché viene assorbita nel nostro corpo, perché i bambini in acqua bevono l'acqua di piscina come bevono l'acqua del mare, quindi deve essere acqua potabile. Tutte queste normative sono molto ma molto impegnative, molto ma molto dispendiose, ma hanno l'obiettivo di garantire la salute dei bagnanti. Presente al convegno anche il sindaco di Monte San Savino, la sede dell'azienda è infatti nella frazione di Montagnano. E noi vogliamo sottolineare come amministrazione comunale la vicinanza a tutto quello che è il mondo dell'imprenditoria, in particolare vicina a un'impresa come quella di Lapi Chimici, che è veramente un'eccellenza non solo sul nostro territorio, ma oggi alla luce del convegno che si è svolto e continua a svolgersi, veramente un'eccellenza a livello nazionale e internazionale.